Ciao Enzo, bentornato e saluto l'ospite Antonello. Ciao. Ciao. Ciao Enzo. Io condivido pienamente, sono d'accordo con Antonello, guarda, lui proprio l'analisi del Bari, diciamo, lo dice proprio alla lettera del giorno come stanno le cose, Enzo. Perché quando noi non dobbiamo guardare dietro, e anche a Ventura bisogna dire quello che è stato fatto dietro, è bene che venga che la squadra è arrivata, diciamo, a 32 punti, si trova in questa situazione di classifica. Che me venga, bisogna guardare avanti, Enzo. Allora, bisogna guardare avanti guardando il mercato di riparazione che abbiamo avuto a gennaio. Enzo, fallimentare proprio al 100%, perché non si può acquistare un Castiglio in quelle condizioni pagando questa somma qua, come ha detto l'amico Antonello, e poi prendere Sestu o altri giocatori aspettando anche Cerci dalla Roma, che già si sapeva che Cerci la Roma non lo dava, si indirizzava subito su Guberti. È una cosa assurda. Allora io dico, bisogna raggiungere al più presto la salvezza, perché con questa squadra, con calo fisico che abbiamo, dobbiamo preoccuparci molto. E volevo dire un'altra cosa, Enzo, io, anche a riguardo Donati, guarda, io vedevo Donati prima, quando ha fatto la prima parte di campionato, una persona, guarda, che mi ha impressionato in campo. Però sinceramente, Enzo, domenica, stando con un altro compagno di squadra di Donati, mi sono impressionato a vedere Donati, che anche lui diceva che in posizione di campo non ce n'era, proprio viaggiava in campo senza avere posizione. Grazie, grazie per il tuo Ok, intervento. ciao. Grazie, grazie, grazie per il tuo Io intervento. sono stato a volte anche frainteso una volta quando ho detto che il Bari era una squadra difficilmente migliorabile. E approfitto di questo argomento per chiarire quello che io ritengo che le squadre vadano fatte a giugno. A gennaio ci vuole anche molta fortuna. Io volevo dire che con le potenzialità del Bari, una squadra che andava a mille, o compri il giocatore che realmente è in grado di farti la differenza, o si rischia di sprecare soldi. Anche il giocatore di categoria superiore, guardiamo per esempio il Suazo che ha preso il Genoa, è un giocatore che, non giocando da molti mesi, è in difficoltà e non sta assolutamente facendo la differenza nel Genoa. Guardiamo anche Succi. Quindi era questo il senso del mio discorso. Quindi purtroppo è difficile a gennaio trovare giocatori che giocano nelle proprie squadre, perché quelli bravi le squadre se li tengono. Quindi spesso si prende qualcuno che non è impiegato negli altri club di appartenenza. Quindi Guberti può essere l'eccezione. Kutuzov ci volle un gran lavoro da parte dello staff di Conte per riportarlo in condizioni ottimali praticamente a fine febbraio, però il Bari era già una macchina quasi, quasi perfetta. Quindi a gennaio è difficile, secondo me, reperire sul mercato giocatori che ti alzino il tasso della squadra. C'è un amico in linea, pronto? Ciao, sono Marco e chiamo da Bari. Ciao Marco. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Io di solito vi vedo in replica e l'influenza mi costringe, tra virgolette, a Speriamo che torni al più presto a partecipare. vederci in replica, quindi. Grazie. Innanzitutto vorrei dire che il consuntivo lo faremo a fine anno, e se un mese fa stavamo parlando addirittura di Champions League, È vero, è vero. ricordate la sgridata che fece l'allenatore a Camata entrando in campo. Quindi ragazzi, diamoci la calmata tutti quanti, stiamo facendo un ottimo campionato e vediamo che cosa riusciamo a raccogliere a fine campionato, anche perché le basi ci sono, le abbiamo messe l'anno scorso, quest'anno stiamo facendo un buon lavoro, che se ne dica di Sporzini, di Castillo, stiamo facendo comunque un buon lavoro, andiamo Grazie, avanti. grazie, Però grazie. Enzo, consentimi 30 secondi, vorrei fare una piccola denuncia, perché questo comunque fa parte sempre del mondo calcio Bari. Domenica sera ho regalato ai miei due nipotini due biglietti di Tribuna Ovest. Ho sborsato 100 euro. Li ho fatti accompagnare con il loro papà e uno di questi ragazzini aveva 11 anni e hanno impedito il proprio papà di entrare allo stadio. C'era un signore dietro di me che aveva una bambina di 3 anni in braccio e gli hanno impedito di entrare. Dopo tante storie ci siamo riusciti. Enzo, io volevo dire che io sono stato costretto a comprare un altro biglietto per far entrare il mio cognato per accompagnare i bambini da un bagarino a Ah, ho capito. 130 euro. Ho capito. Mi vergogno perché questo fa parte guarda, io ho girato negli stadi, non succede neanche a Lecce, penso un po', queste cose non succedono neanche a Lecce, però siamo troppo fiscali qui a Bari e Va sono bene, stato costretto grazie, ad andare ad grazie. un bagarino a Però comprare il ti ricordo biglietto. una cosa però, che ci sono delle norme che purtroppo, devo dire, danneggiano le persone per bene, ma delle norme che vanno rispettate. Oggi chiunque entri allo stadio, anche un bambino, deve avere un titolo per entrare, cioè deve avere un biglietto. Lo so che è doloroso perché figurati se per
Però purtroppo le cose stanno così Sarebbe, sarebbe grave se non si fosse fiscali o si fosse fiscali ad orologeria. Io sono sempre per il rispetto delle regole. Quello che è grave, quello che accade spesso a Bari e anche in altri stadi, è che magari si fanno figli e figliastri. Ecco, quello sarebbe grave davvero. Però se c'è una regola, ecco, un pizzico di pazienza, io credo che sarebbe bello invece se tutte fossero rispettate. Lo so, ovviamente la nostra solidarietà, però chiaro che dispiace per il caso singolo. Sentiamo. Il Bari, come dire, fa osservare soltanto delle regole. Purtroppo le regole dicono, i regolamenti dicono, non per colpa delle persone per bene, ma perché ci sono stati tanti delinquenti che hanno invaso gli stadi, che persino i bambini devono avere. Non, questo non lo decide il Bari, lo decide delle norme... il Viminale, bisogna entrare con un biglietto. Mi dispiace perché per la fine, come dire, in qualche modo hai favorito tuo malgrado l'illegalità andando a pagare 130 euro per un biglietto. Che dirti? Fermiamoci, Antonello, grazie come grazie sempre, a te. Grazie anche a voi, ci ritroviamo domani sempre insieme con Bianco e Rosso, TV Sport, ciao.